esci chiusa, insomma. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Mi sono appena fatta la maschera, quella là che vi ho fatto nell'ultimo video, video che ho pubblicato martedì. Infatti sto aspettando che si indurisce. Io faccio sempre così, quando vi carico un video poi viene sempre voglia e tipo dopo un giorno mi rifaccio quella ricetta perché la duro. Infatti questa qua la duro tantissime, ragazzi, se non l'avete ancora provata, provatela. Adesso vado a toglierla e mi escono tutto il viso bello pulito pulito, evviva! Tutti i panni dallo stenditoio e li ho messi qua sopra, ve l'ho piegati alla bella e meglio. Comunque volevo dire sta cosa. Ma possibile, vai, che in tutti questi anni non hanno inventato una lavatrice che fa uscire i panni stirati? Cioè, sta cosa che i panni si devono stirare deve finire, ragazzi, guardate sta tovaglia. Cioè, non ce la faccio, non è da perdere il tempo a stirare. Pazzi, comunque ragazzi, vabbè, cambiato, passando dalla casalinga disperata che è me, dalla carita desperata, vi volevo far vedere queste cose che ho comprato da Maison du Monde, che sono state appunto, avete visto nel videovlog precedente, la tovaglia troppo troppo bella, ragazzi, che è praticamente una tovaglia di Abby. Vedete com'è, c'ha tutte queste scritte, ma la cosa bella è che è plastificata, costa un sacco di soldi sta tovaglia, però ho detto no, la voglio pigliare perché mi piace che è plastificata, quindi il tavolo di legno sotto non si sporca, è troppo carina. Tiene il vassoio, guardate che bello, anche questo qua è super shabby, magari si può anche lavare, vedete com'è qui. Allora ho aperto tutte le cose per farvi vedere. Comunque, allora, questi bicchieri che sono troppo troppo belli di vetro, non vedo l'ora di mettere nella credenza quando mi arriverà. Questi ne ho presi 4, scusate perché c'è una baiara di cani infernale, spero che non rovini il sottofondo. C'è tantissimo, però ce n'era uno solo, è troppo bello, sono troppo troppo belle, super shabby, dai, non potete dire che questo non è shabby, è bellissimo. Se vi ricordate di questo motivo qua che mi ha regalato mia mamma un po' di tempo fa, vi ho fatto pure il video di tutte le cose che amo preso da Maison du Monde appena ho preso la casa, casomai me lo lasciate cliccabile, insomma, in pensione ho preso tutto il servizio dei piatti, bellissimo, e tante altre cose belle, perché Maison si prende tutti i miei soldi. Queste qua, queste sono belle, sono delle tovagliette, anche queste super shabby, anche queste plastificate, quindi si possono lavare, si possono pulire. Poi qua dentro vi faccio vedere, questa è una cosa troppo troppo carina che so che in tante mi copierete. Vi do questa bella idea, ragazzi, guardate qua, dei piolini. Ho scoperto sta cosa che Maison vende questi piolini che si possono mettere tipo vicino all'armadio. Io ho dei piolini sfigati così di ferro, li tolgo e ci metto questi qua che sono a cuori, eh. Bella idea mi ha dato Carlita, tutti con i piolini a cuori. No, vabbè. E poi qua, guardate che belle, questa è la collezione primaverile che vi ho fatto vedere pure nel vlog. Troppo belle, ragazze, ce n'erano tanti, ma io mi sono innamorata di questi qua. E allora ho preso questi qua che sono i piatti, quelli là grandi, sono poi quelli che io uso di più, anzi sono anche piccoli per me, sapendo voi quanto mangio sono anche piccoli, comunque sono troppo belli. Qui adesso devo sistemare tutte le cosine, troppo troppo happy, il mio portafoglio invece piange. Aspettando la mia sorellina per la super merenda cioccolattosa, come piace a lei. Caffettino, tazzina shabby chic. La zuppa di latte. Prima di andare in palestra mi ha messo 3 o 4 solo qua dentro, oh, poi l'ha chiusa e l'ha sigillata, questi per paura che io ne prendevo altri. Ne ho messi 20. Sì. Grazie natura per avermi inventato, grazie veramente, eh? 300 miliardi di volte più buone di ciò che prima. Ottimo. Cucina in produzione, sto preparando la cenetta prima di andare in palestra, sono bravissima, guardate. Ho preparato nei piatti perché io torno veramente molto tardi dalla palestra e siamo sempre affamati io e Max, quindi mangiamo subito appena torno. E ho preparato in questi piatti, ho semplicemente messo qua del pesce spada affumicato con del riso integrale sopra cotto a parte, semplicemente scaldato,
E sopra ci ho messo semi di sesamo, i soliti miei semini, uccellino, uccellino style, un po' di rosmarino, un pizzichino di zenzero in polvere che è molto molto buono. Il tipico piatto, cioè un tipico, l'ho inventato io con la roba che tenevo nel frigo, volevo dire. Lo stile giappo, esotico. Pesce spada è ricco ricco di proteine, quindi veramente un'ottima alternativa alla carne. E dentro ci ho messo semplicemente del riso, sempre del riso qua, e l'ho avvolto e con semi e semini. E poi qua sto sfarillando. Ti dà una mano, l'altra c'ho il telefonino che sto registrando, però vediamo. Tadà! Eccolo qua il timballino, yeah! Al momento si può anche riscaldare oppure mangiare freddo, che bello! Eccoci, aiuto, con i capelli morte. Voluminosi, ci siamo fatti lo shampoo, è vero Nancy? Dove sta la macchina? Nel frattempo sono passate due Ferrari. Ogni volta che usciamo dalla palestra ci mettiamo un'ora per... veramente ci fermiamo qua? Dove abbiamo messo la macchina? No, ma veramente dove abbiamo messo di là? Qua. Comunque ci siamo allenati, si è fatto tardi. Tardissimo. Abbiamo fatto Pilates. Bellissimo. E poi abbiamo fatto addome. Io ho fatto addome e Nancy ha fatto due esercizi solo. Vabbè, comunque adesso andiamo a casa a mangiare. Tengo la fame. Finalmente si mangia. Non vedo l'ora di mangiarmi quei tortini che ho preparato oggi, che ti ho detto, di riso. Buoni. Mamma mia, non vedo l'ora. Poi ti faccio sapere come sono. Fammi sapere. Se sono buoni poi te li fai pure tu. Sì, bravo. O te li faccio io, è meglio. Trovata la macchina. Yeah. Ecco il mio tortino è pronto, che buono anche questo. Eccola qua. Com'è? Gemma. Non c'è male, che significa? Non c'è male. Non c'è male, significa è buono nel tuo vocabolario. È buono, eh? Ma anche un po' di salsa di soia. La tracchiolella o pizzica? Ma per fare che? Un ragù. Che si fa? Mette il tris di carne. Tris di carne quale? La bracchiolella, salsiccia e le pezze di carne. Ma io lo faccio magro. Non esiste che è magro. Come no? Io lo faccio magro perché sennò fa male, è troppo grasso. Non esiste. O lo fai quando la fa o non lo fa proprio. È la salsa magra. Vogliamo fare il ragù vegano? No, non esiste. Se la fa un brichino. Ma ci va nonna mia. Poi si devono mettere a pappoliare. Che significa? Non ce la faccio. Deve cuocere lentamente. No. Per mezzo giorno. Prima si metteva a fare. Ma tu sei pazzo. Sì, venerdì per la domenica. Mamma mia. Che doveva cuocere. Esagerato. Bevendo la mia tisanina, prima che vado a montare il video, ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per tutti i messaggi che mi lasciate sempre carinissimi. Perdonate il mio aspetto perché sono veramente distrutta, sono stanchissima, ormai è notte fonda. E ci tenevo anche a spendere un po' due parole su questa cosa che un po' mi è stato detto, mi sono stati fatti i peggiori insulti. Nei commenti ci sono un po' rimasta male di alcuni commenti. Ovviamente io non voglio assolutamente rispondere a tutte le persone che mi offendono, agli haters. A me non mi interessa un cavolo di niente degli haters, di quello che scrivono, delle offese che mi fanno, non mi interessa. Però ci rimango male invece quando altre ragazze che comunque mi seguono magari si fanno influenzare. E voglio dire soltanto, non credete a tutte le cose che si dicono, perché veramente, cioè, 99,9% sono tutte stupidaggine, veramente. Cioè, addirittura è stato detto che io che era tutto finto, che noi avevamo litigato io e Max, che io ho mentito. E io vi posso semplicemente dire che io non potrei mai mentire sui sentimenti. Cioè, se voi pensate veramente che io, quando ho fatto i vlog, che io stavo qua solo a casa e mi riprendevo, che comunque si vedeva, cioè, che stavo male, vi ho parlato veramente con cuore in mano e vi ho detto che le cose non andavano bene, che io stavo male, che comunque non era un bel periodo per me. Se voi veramente che pensate che tutto quello che io vi ho detto nei vlog era finto e che io veramente stavo fingendo, allora veramente io ci rimango malissimo.
E non posso fare altro che dirvi, cioè, se volete credere questo, credete questo, era tutto finto, avete ragione voi, cosa vi devo dire? Io ci rimango male, perché veramente, se credete questo, rimango molto molto male. Ovviamente non mi riferisco agli haters, alle persone che mi offendono e che mi hanno detto le peggiori parolacce, insulti nei commenti, vabbè. Cioè, oltre a danno la beffa, oltre a aver passato un periodo di merda, mi devo sentire dire pure queste cose. Vabbè, comunque, credetemi, non mi interessa questo, ve lo giuro, non mi interessa. Ma mi interessa di quelle ragazze che magari sono un po' più credulone, diciamo, fra virgolette, e si fanno e credono a ste cose. E io non lo so se è vero o no, però alcune ragazze, non tantissime, però diciamo, qualcuna mi ha scritto: io mi dispiace di quello che ho letto nei commenti sotto gli altri vlog, che tante persone hanno detto che era tutto finto e che tu hai finto tutto, che non era vero che stavi male, che mi fidavo di te e tu mi hai mentito, come hai potuto fare, insomma, queste cose qua, questi commenti così mi hanno dispiaciuto, perché veramente dico, ragazzi, non credete a queste cose, cioè veramente, ma voi, cioè, mi avete visto nei vlog, mi avete visto negli occhi, cioè io stavo qua a parlare con voi. Come potete pensare che, cioè, che era finto le cose che vi ho raccontato? Veramente vi ho aperto il mio cuore. Come sapete, non sono andata a fondo nelle cose, perché ancora non mi sentivo pronta, ancora adesso non mi sento pronta a dirvi, magari ve lo dirò, del perché ci siamo litigati, perché comunque mi fa piacere condividere le cose con voi, magari vi può essere pure d'aiuto. Però non potete pensare veramente che era finto, perché io veramente ho aperto il cuore e vi ho detto, cioè veramente io devo dire che ho trovato un modo per stare bene con questi vlog, mi hanno aiutato tantissimo in questo periodo brutto che ho attraversato, perché mettermi qua a parlare con voi è stato un grande sfogo, un grande aiuto, perché voi mi avete tanto tanto confortato nei commenti. E so che a mia volta, tramite questi vlog, insomma, magari stavo male, ero un po' triste, insomma, per questa storia, ho aiutato anche indirettamente altre ragazze che si sono fatte forza assieme a me, insomma, non so come, perché io veramente sembravo una disperata, però io ringrazio tutte le ragazze che mi vogliono bene, che mi dimostrano affetto, veramente tanto tanto tanto. E tutto il resto io me la faccio scivolare addosso, perché veramente non so cos'altro dirvi. Se per voi era tutto finto, avete ragione voi, non so cos'altro dirvi. E niente, io vi mando un bacio grande 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 a tutti quanti, belli, brutti, tutti tutti. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, e io adesso lo vado a montare e ci vediamo domani con un nuovo video, perché vloggerò anche domani. Ciao ciao.